Dopo la sconfitta di Recanati, il Miglianico punta a far valere il fattore casalingo nel match contro il Sant'Arcangelo. Mister Donatelli, che deve risolvere qualche problema di formazione a causa delle assenze pesanti di Mimola e Ciampoli, sceglie un 4-4-2 con il tandem d'attacco del Gallo Antignani. Esordio stagionale per Sichetti a centrocampo. I romagnoli di Angelini, coadiuvato da migliaia di manager sul web, confermano il 4-3-1-2 con Traini e Ambrosini terminali offensivi. Al settimo pericolo per il Miglianico, sul corner dalla destra, Obeng trova sulla sua strada la schiena di un compagno. Al 14esimo romagnoli ancora insidiosi con Traini, ma Di Carlo gli sbarra la strada. Al 18esimo il Miglianico costruisce la prima palla gol con Antignani e Chiacchiarelli, ma il colpo finale di Di Leonardis è impreciso. Al 20esimo il Sant'Arcangelo sfiora il gol favorito da un errore difensivo. Di Carlo è semplicemente superlativo sul tiro da due passi di Traini. I romagnoli si confermano squadra con buone idee e un gioco efficace, ma al 26esimo si fanno bucare da Di Leonardis, che dopo una bella giocata viene steso in area. Timpani non ha dubbi e assegna il penalty. Del Gallo dal dischetto non sbaglia, spiazza il portiere avversario e porta in vantaggio il Miglianico. La legge non scritta del calcio si conferma spietata, con il Sant'Arcangelo che dopo il gol fallito e la rete subita prova a fare la partita ma senza pungere. Al 45esimo Obeng, ostacolato da un compagno, colpisce con poca convinzione, facile la parata di Di Carlo. Si va così negli spogliatoi con il Miglianico in vantaggio. Nella ripresa al quinto gli ospiti si affacciano pericolosamente nell'area avversaria, Zavalloni però non imprime la giusta forza alla sfera e al nono protestano per un contatto in area tra Traini e un difensore avversario. Timpani in questo caso lascia correre. La Sant'Arcangiolese manca di cattiveria negli ultimi metri, al 18esimo la conclusione di Ambrosini è altissima e al 20esimo Radoi dalla distanza non inquadra lo specchio della porta. Nel momento più difficile il Miglianico può contare su un Conversano in gran giornata, ma al 32esimo le cose potrebbero complicarsi. Timpani infatti è intransigente, Di Carlo tarda nella battuta e gli rifila il secondo giallo, mandandolo negli spogliatoi. Il Miglianico in 10, Donatelli deve ricostruire l'11, fuori Chiacchiarelli e dentro Palena. Al 36esimo Traini ha sul destro la palla del pareggio, ma sbaglia completamente la mira. Il Miglianico tiene bene il campo nei minuti finali e non rischia più nulla fino al 95esimo, conquistando così la seconda vittoria in campionato contro un avversario davvero ostico. Abbiamo incontrato una delle squadre più forti, se non la migliore che ho visto io quest'anno. Però va dato merito ai miei ragazzi che hanno saputo veramente soffrire nei momenti difficili, anche perché la Sant'Arcangiolese si è resa pericolosa per nostri errori. Non abbiamo sottovalutato l'avversario, sapevo che era un avversario molto difficile e quindi abbiamo giocato con grande intelligenza. Amareggiato per il risultato, basta, la prestazione c'è stata. Fino adesso abbiamo sempre giocato bene, anche oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato, quindi se perdiamo tutte le partite a giocare così vuol dire che il calcio va alla rovescia, non so.